Gentili signore e signori, buon pomeriggio. Il saluto vi giunge dallo stadio comunale Leonardo Capponi di Treia per questo penultimo appuntamento del girone di andata del girone B di promozione Marche. Una sfida determinante per il campionato tra Aurora Treia e Palmense. Intanto qua bella l'imbeccata per Biondi, posizione regolare, Biondi lanciato verso la porta, Biondi vede un compagno in aria, la porta è vuota e arriva il vantaggio della Palmense. Il numero 11 Ferranti deve solo appoggiare alle spalle di Frascarelli, cambia subito il parziale al comunale di Treia, Aurora Treia 0, Palmense 1, Ferranti deposita in rete dopo l'assist perfetto di Biondi. Un'Aurora che dunque è subito chiamata a rincorrere gli ospiti. Contropiede letale per la formazione biancorossa. Ferranti ha fatto il più facile dei gol. Ancora Marchetti, che ha ricevuto il pallone al compagno. Marchetti prova a sfondare, cross in area, c'è la deviazione di Pucci, il pallone però finisce fuori. La prima vera occasione per l'Aurora Treia arriva al 26esimo e passa tra i piedi di Pucci. Il passaggio per il numero 3 Gregonelli, il cross, la palla che attraversa tutta l'area di rigore, pallone che si perde sul fondo. Altra chance per l'Aurora Treia, che quantomeno può provare da calcio piazzato. Quando abbiamo superato il 43esimo, il cross di Pucci, osso a vuoto, attenzione a Cervigni che però è defilato, non riesce a concludere. Ancora Cervigni, pensa al cross, Cervigni va a lottare con Gregonelli che mette fuori il pallone. Si salva la Palmense sull'indecisione di Osso. Palazzetti lo gira per Cervigni, Cervigni vede Czornopiszczuk, ancora Czornopiszczuk che pensa alla conclusione, Osso para senza particolari problemi, debole la conclusione di Czornopiszczuk. Va a lottare con Nazziconi, Cervigni, Nazziconi lancia il pallone verso Biondi, limite dell'area, e su questa azione finisce la prima frazione di gara. Qualche protesta da parte degli ospiti che era al limite dell'area. Si chiude il primo tempo tra le proteste. Aurora Treia che prova a sfondare all'interno dell'area della Palmense. Palazzetti, il colpo di testa, poi la grande parata di Osso che con un riflesso mette il pallone in corner. Grande intervento dell'estremo difensore Fermano. Attenzione a Fratini che è ben posizionato. Il cross verso Czornopiszczuk che viene però anticipato. Petruzzelli per Czornopiszczuk. La conclusione. Osso mette il pallone in calcio d'angolo. Lo squillo dell'Aurora Treia al 25esimo della ripresa. Biondi poteva pescare Ferranti che viene visto ora, Ferranti mette giù il pallone, commette fallo Palazzetti che ora va a prendersi il cartellino rosso. Cartellino rosso per Palazzetti, incredibile decisione da parte del direttore di gara, espulso il capitano dell'Aurora Treia, un episodio che farà sicuramente discutere. Fischia il direttore di gara, la battuta, la palla direttamente in porta e qui Axiu fa un gran gol, palla messa all'angolino, esecuzione perfetta da parte del numero 8 della Palmense. Aurora Treia 0, Palmense 2, e Palmense che qui mette una chiara ipoteca sui tre punti. Ma quante proteste da parte dell'Aurora Treia sull'episodio che ha viziato la punizione di Axiu. Si riparte dunque con l'Aurora Treia sotto di due gol ed anche di un uomo. Giro palla dell'Aurora Treia, Buschittari manca al momento della conclusione, Fratini, il tiro
tiro, palla alta di pochissimo. Chiedono una deviazione i giocatori dell'Aurora Treia, deviazione che però non viene ravvisata, sarà rinvio dal fondo, importanti che hanno permesso alla Palmense di tenere al sicuro il vantaggio. Intanto qua Mauro lancia Ferranti, una prateria dinanzi a sé, Ferranti per il 3-0 della Palmense. Notte fonda Aurora Treia, notte fonda Aurora Treia, la Palmense porta a casa la partita portandosi a 3 lunghezze di vantaggio sui locali. Doppietta di Ferranti che aveva aperto le marcature al 9° del primo tempo. Si ripartirà dunque con l'Aurora sul cerchio di centrocampo, che dovrà ripartire da lì per la terza volta. Si attende solo il fischio del signor Cocci che arriva in questo istante. Va Ciorno Pisciuk, la grande parata di Osso che disinnesca anche questa occasione per l'Aurora Treia, che trova Cervigni, ancora Cervigni per Ciorno Pisciuk, il pallone che esce, aveva fatto tutto perfettamente l'Aurora. Pallone che sfiora il palo, quantomeno poteva essere il gol della bandiera che perde il pallone. Arriva ora il triplice fischio da parte del direttore di gara. La Palmense si impone per 3-0 sull'Aurora Treia. Prima di chiudere ringraziamo la preziosa collaborazione tecnica di Fotosì, studio fotografico Isidori di Villa Potenza. Dalla voce di Lambertucci Cristiano, che approfitta anche nel ringraziare l'operatore Lorenzo Bruzzesi, è tutto. Un saluto ed un appuntamento ai prossimi eventi sportivi. Mister Cardelli, è arrivato un successo importante in trasferta dopo la serie negativa, 3 punti che servivano per riguadagnare ossigeno e soprattutto allontanarsi un po' dalla zona calda della classifica. Sì, essenzialmente serviva una prova di carattere, appunto dopo 4 sconfitte. Bisognava dare delle risposte a noi stessi soprattutto, perché c'era da capire se eravamo quelli delle prime partite o se eravamo quelli di questo trend negativo. Ho avuto risposte positive dai ragazzi e credo che abbiamo fatto un'ottima gara. Ecco, un successo che vi lancia comunque bene nell'ottica salvezza e vi permetterà di chiudere questo girone di andata un po' con un po' più di tranquillità in vista anche dell'ultima partita. Sì, senz'altro, le vittorie ovviamente danno morale, poi in questa situazione in cui ci eravamo trovati lo è ancora di più, ci dà più autostima, senz'altro cercheremo di proseguire su questa strada. Siamo con Osso, estremo difensore della Palmense, un successo importante arrivato oggi in trasferta, e le tue parate nel momento di massima pressione dell'Aurora Treia hanno consentito alla Palmense di salvare il risultato. Ti chiedo un veloce commento su questa partita. Allora, andando, buonasera a tutti. Sapevamo che comunque era una partita dura, perché noi siamo in zona play-out e loro anche, quindi era una partita da, diciamo, dentro fuori. In settimana, come tutte le settimane, lavoriamo bene, però purtroppo la domenica, cioè il sabato, purtroppo la prestazione, il risultato, ultimamente non sono arrivati. Oggi col mister, tutto lo staff, ci siamo caricati ulteriormente di più rispetto alle altre settimane. E se questo è il risultato, tralasciando il 3-0, che comunque quello è una cosa, come dico io, non conta niente, quello che conta è la prestazione del gruppo, dei compagni, e se sono così ben venga, perché comunque l'importante è sempre la salvezza.